da parte di Jantunen, che fa tutto bene tranne il layup, che rimane corto dopo aver anticipato a rimbalzo McDon. Poi Machiura con il blocco, colpisce Banks che finisce per terra. Machiura taglia, viene servito, appoggia il tabellone e segna. Radojevic, taglio di Kristoff che non viene servito, si va invece da De Monte Harper che serve ancora a Radojevic. Scambio Harper, gran primo passo, brucia Sorokas e va a inchiodare. Bravo Harper ad accorgersi che aveva di fronte un giocatore più lento, si è messa in gara. Qua rivediamo l'azione precedente con Harper che prima scambia con Radojevic. Segnato di Dom per Semaj Kriston, movimento da parte di Candy, viene servita invece l'uscita di Ariel Figlioi che scambia con Radojevic. Poi Figlioi dal palleggio si prende il tiro, Ariel Figlioi. Meno 3, possesso Nutribullet, Zanelli palleggia, è tornato in campo Ellis. Zanelli penetra, tiro fuori equilibrio, segnato dal numero 6 della Nutribullet. Molto bravo a guadagnarsi il centro dell'area. Della Bertram saggiamente dice ai compagni che vuole rallentare. Scambio con Dom, Kane piazza il blocco, Candy attacca l'area con 8 secondi. Taglio di Kane, Ellis si è distratto. Di Rochester nel Minnesota, che ha giocato al college a South Dakota. Secondo libero sbagliato, ma nessuno si accorge. Dopo quasi 5 minuti di digiuno, meno 15, Kriston per Dom. Va da Figlioi nell'angolo, si torna poi da Kriston, pick and roll con Radojevic. Kriston gira l'angolo, Banks deve provare a fermarlo, lo fa in modo giudicato irregolare. Leon Radojevic ancora Tortona sfrutta le sue qualità fisiche per portarsi sul più 18, 26-12 il parziale di questo terzo quarto, finora da incubo per Treviso. Lituano, ex Varese. Ultimi 9 minuti di partita, raddoppio su Harper che la perde. Il recupero per Jantunen, consegnato per Banks. Ha di fronte Kriston, Soroka si avvicina per bloccare. Il recupero, Soroka si ritrova libero, vede che ha spazio per prendersi il tiro. E attenzione perché Treviso è lì a meno 7 adesso. E la pressione si alza, come si alza anche il rumore del pubblico del Palaverte. Ma zittirli ci pensa Semaj Kriston. Con un'ora di anticipo, quando si è accorto che la palla stava per essere rimandata sul perimetro per... Chiaramente adesso Tortona usa il cronometro a suo vantaggio, anche se poi Kriston la butta via. Qualche protesta perché forse la deviazione era venuta con il piede. Iregbu va a tutto campo a segnare i punti che valgono il meno 6. Attenzione perché Treviso, ultimi 35 secondi di partita. Dom piazza il blocco, poi taglia. Kriston tiene palla, attacca ancora Fagian, ci riprova lo stesso modo. Due canestri in fotocopia targati Semaj Kriston. Trazione del numero 0, quando rivediamo gli rimane un po' troppo lontano, vedete che Fagian non vuole farsi battere dentro e allora rimane lì dandogli. Con questo punteggio finisce così al Palaverde, Tortona batte Treviso 87-79. La Bertram sfata un tabù perché fin qui in tre gare, in tre confronti.